cultura e progresso. Anche nella fede si facevano agire con più autonomia i collaboratori. Il mulame faceva quasi tutto, come ho già detto. A noi restava la parte sacramentale riservata ai sacerdoti, cioè celebrazione eucaristica e assoluzione sacramentale, oltre al battesimo e al sacramento degli infermi. Anche nelle prediche o omelie domenicali, come stava capitando a me, che ancora non parlavo il ciruba, il mulami spiegava e illustrava. Dopo aver letto il Vangelo in ciruba, a leggere avevo imparato molto presto, Kanku cominciava l'omelia che si protraeva per parecchio tempo. Ogni tanto, per attirare l'attenzione o richiamare i distratti, il mulami gridava «Muoio Enu!» e tutti in coro rispondevano «E muoio!» che serviva anche da sveglia per gli eventuali dormienti. Sacerdoti autoctoni ce n'erano pochi. Si ricorreva ad altri missionari che venivano da altre parti del mondo, ma anche questi non abbondavano. I pochi preti congolesi erano parroci in città. C'era qualche difficoltà a fare accettare ai novelli sacerdoti del luogo di tornare nei loro villaggi all'interno. Ci voleva un'educazione alla fede più profonda, più vera. Purtroppo risentivano ancora di ciò che si diceva prima, che si faceva prima del concilio e prima dell'indipendenza. Si era allora troppo legati agli interessi dei paesi stranieri e il colonialismo distorceva certi valori. L'essere preti era, ed aveva continuato ad essere per qualcuno, un salire nella scala sociale. La missione nell'interno e l'attività parrocchiale nei villaggi non era ambita perché avrebbe significato rimanere dove si era nati. Il servire evangelico, disinteressato, generoso, completo, stentava a entrare nel cuore anche di coloro che avevano sentito una chiamata dall'alto. Appena arrivato mi interessai subito delle vocazioni. Si diceva che era troppo presto e per noi carmelitani era escluso pensare eventualmente a preparare i giovani a una vita come la nostra. Qualche istituto missionario aveva avuto alcuni giovani che desideravano far parte della stessa congregazione, ma avevano sbagliato mandandoli in Europa. Erano rimasti delusi per queste esperienze negative e tutto si era fermato. Poi in loco c'era il problema di come organizzare gli studi o dove ospitarli. Ricordo che spinsi a domandare come facevano gli altri. Così si chiese a Goma, dove c'erano altri carmelitani. La medesima cosa nel Madagascar, missioni recenti come la nostra. Tutti dicevano che era troppo presto, ma il fatto di avere posto in ballo questa questione cominciò a farci pensare. Si capì che si poteva e si doveva fare qualcosa in più e nuova. Forse fummo i primi. Con padre Marcellino preparai un foglio con le condizioni per un eventuale postulandato. Si chiedevano gli studi fatti almeno fino a un certo livello e poi volevamo che avessero un lavoro piccolo ma sicuro per evitare che venissero da noi per sbarcare il lunario. Così iniziamo delle riunioni con coloro che mostravano un certo interesse. Bisognava stare molto attenti perché gli aspiranti spesso non erano sinceri. Il primo momento d'incontro lo stabilimmo nella preghiera. Cominciammo a pregare più di una volta alla settimana insieme in chiesa verso sera. Fu l'inizio. La cosa andò avanti e si sviluppò. Presto si presero altre iniziative, si seguirono più da vicino coloro che sembrava esprimessero con sincerità questo desiderio. Vennero anche i primi frutti, maturarono quando io ero andato via. Purtroppo all'inizio sbagliammo anche noi, anche se gli studi per raggiungere il sacerdozio erano stati fatti in loco. Subito dopo però i superiori pensarono di farli venire in Italia per qualche specializzazione. Dopo qualche anno i primi due restarono abbagliati dal benessere, viaggi, denaro, mogli, sparirono.
Purtroppo questi popoli allora abbracciavano presto i difetti del benessere. In seguito le cose sono andate meglio e oggi si raccolgono i frutti di un clero carmelitano autoctono, completamente autonomo. Quando arrivai in Africa, il progresso aveva già contagiato questa terra, contaminando la loro cultura. Mi fece impressione vedere una donna in mezzo alla Borus con il tradizionale pagne, veste lunga fatta a strisce di lenzuola molto colorate, con il bebè legato dietro le spalle e la sigaretta in bocca. Come pure in mezzo alla savana, tra le capanne, sentire una radiolina che trasmetteva a tutto volume musiche americane. In città poi si vedevano cose più audaci. Già stavano nascendo discoteche all'aperto, che senza nessun controllo diffondevano non solo musica scalmanata, ma la cosa peggiore era constatare il loro modo di agire da padroni con i propri simili. Appena salivano un piccolo scalino della scala sociale, schiacciavano gli altri. L'avevano imparato da noi e lo praticavano nonostante il Vangelo. Sentì raccontare che una persona della nostra gerarchia si rifiutò di accompagnare con la sua auto in città una donna ammalata, dicendole: "Tu non sai chi sono io, non sai a chi ti stai rivolgendo", come se le avesse detto: "Come osi? Io sono un monsignore". Così la lasciò a piedi nonostante fosse diretto proprio in città. Gesù avrebbe fatto lo stesso? La dignità, poveretto, l'aveva accecato. Ma aveva preso lezioni da noi. Faceva impressione vedere le stesse suore native del luogo con sandaletti dai bordi dorati, mentre le nostre povere missionarie andavano come potevano con ciabatte o scarpe ordinarie. Nonostante queste anomalie, più si andava avanti e più si notavano anche dei sorprendenti esempi di vita cristiana. Bisognava avere pazienza ed insistere con la nostra testimonianza. Senz'altro erano come noi, ma mancava la formazione, forse l'educazione o l'abitudine per certe cose. Mi dissero che qualcosa di differente da noi c'era proprio nel loro modo di ragionare. Stentavo a crederlo. Possibile che il nostro intuito si era sviluppato e loro arenato? Era difficile pensarlo. Lo constatai personalmente. Un giorno andai a comprare all'ufficio postale dei francobolli. Dissi all'impiegato, che era un giovane diplomato, di darmene 100 di una licuta, cioè di una lira. Vidi con grande mia meraviglia che scrisse come un bambino della nostra scuola elementare: 100 per uno in colonna, poi la riga. E compì l'operazione lentamente, scandendo le cifre. Alla fine, dopo aver fatto quella fatica, mi disse: "Fa 100 macuta". Macuta è il plurale di licuta. Ricordo che con moto istintivo mostrai la mia meraviglia, uscendo un "e". Lo interpretò come se avessi messo in dubbio il suo risultato e ripeté l'operazione mostrandomi il foglietto dove aveva compiuto quel difficile calcolo. Come spiegarlo? Coloro che se ne intendevano mi dissero appunto che avevano poco intuito, mentre erano bravissimi nelle lingue e in tutto ciò che era concretamente sperimentabile. Nei ragionamenti erano indietro. Era vero?